Sarà una stretta sui furbetti che senza averne bisogno hanno già ottenuto o chiedono un alloggio popolare o una sovvenzione rubando soldi pubblici. E per aumentare l'efficacia dei controlli sulla posizione economica di questi soggetti, il Comune di Pesaro ha firmato un protocollo innovativo con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza. Lo scopo, come spiega il colonnello Antonino Raimondo, sarà quello di garantire un'equità sociale secondo i principi di legalità e trasparenza. Garantisce che chi ha realmente bisogno goda dei benefici di prestazioni sociali agevolate, quale ad esempio quella dell'edilizia residenziale pubblica, a scapito magari di chi ha cercato con artifici, con raggiri, con dichiarazioni mendaci di approfittare e di utilizzare o di in prospettiva per il futuro di voler acquisire un alloggio di edilizia residenziale pubblica in maniera indebita. Il Comune di Pesaro, che è tra i primi in Italia a sottoscrivere questo tipo di accordo, fornirà ai finanzieri un elenco di nomi sui quali si hanno dei dubbi in merito alle dichiarazioni autocertificate o alla documentazione presentata. In questo momento di crisi economica, ha detto il sindaco Ricci, affiancato dall'assessore Delle Noci, è anche compito dell'amministrazione comunale vigilare sugli sprechi e aiutare chi è realmente in difficoltà. Ogni risorsa pubblica destinata a chi non ne ha bisogno è un euro rubato e invece abbiamo bisogno di destinare le risorse pubbliche a chi ne ha realmente bisogno. Ci auguriamo ovviamente che non ci siano tanti furbi, ma se ci saranno sicuramente attraverso questo protocollo, il lavoro che farà la Guardia di Finanza, verranno scovati e quella casa non andrà più a loro ma andrà a chi ne ha realmente bisogno e chi magari è in graduatorie dentro le quali ancora non è riuscito ad entrare. La risposta di esigenza abitativa